Schena Assicurazioni Generali Garibaldi. Ogni anno sono 90 i nuovi casi di persone, soprattutto ragazze, affette da problemi alimentari, che passano in cura al centro per i disturbi alimentari di Sondrio. Attivo dal 2009, ieri per la prima volta ha deciso di aderire alla giornata nazionale del fiocchetto Lilla contro i disturbi del comportamento alimentare, realizzando un incontro pubblico presso la Sala Besta della Banca Popolare di Sondrio, per sensibilizzare su un fenomeno che molto spesso rimane sommerso, come sottolineato da Mario Ballantini, psichiatra e direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Sondrio. In provincia, diciamo che un po' come in tutta Italia, il problema esiste, è un problema molto sottostimato. Purtroppo le persone che soffrono sono molte e l'impegno del centro è quello di, primo, intercettare, cioè riuscire ad avere un ambiente che possa fornire delle cure, dare fiducia alla popolazione, essere un punto di riferimento e poi avviarla a un trattamento corretto di questa grave patologia. In Italia ci sono 8.500 casi di anoressia nervosa e purtroppo sappiamo che è una patologia che può arrivare anche in alcuni casi a essere molto grave e a portare a morte le giovani pazienti. Questa patologia va infatti al di là della semplice negazione del cibo. È qualcosa di più profondo, che scatta da un problema interiore. Per questo è fondamentale che pazienti affetti da questi disturbi, quali anoressia e bulimia, ma anche alimentazione incontrollata e obesità, siano seguiti, oltre che da dietisti, anche da psicoterapeuti e psichiatri. Questo è il lavoro che ci vede impegnate quotidianamente con la paziente, con la famiglia, e ci teniamo ancora a sottolineare che siamo presenti, ci siamo, e nel caso di una anche solo di dubbio di disturbo in questo ambito è opportuno appunto venire da noi. Di primaria importanza motivare le ragazze al cambiamento, sia tramite colloqui individuali che di gruppo, per sentirsi meno sole. Il cibo viene infatti percepito per la maggior parte delle pazienti come una minaccia, oppure anche un piacere, che necessita però di un controllo maniacale, spesso per avere una maggior stima di sé. Il Centro per i Disturbi Alimentari, guidato da Tiziana Bordoni, vede nella sua equip, oltre alla psichiatra Pozzi, anche Maura Acquistapace e Sara De Luchi, psicologhe e psicoterapeute, Tiziana Meglioli, dietista, ed Alessandra Pistarelli, endocrinologa. Il centro è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 16. L'accesso al centro è diretto attraverso una telefonata allo 0342 52 1902. Che è sufficiente, appunto una telefonata che è sufficiente per prendere un appuntamento ed accedere al centro senza impegnativa medica.